Forse io dico sempre sono vissuta in vano, dato che per 30 anni sono andata nelle scuole quando sono stata in grado di raccontare quello che mi era successo, quello che era successo a tante persone. E ritrovarmi a 93 e mezzo, quasi 94 anni, a sentirmi dire: stai attenta, perché tu fai la tua vita normale? Stai a casa, non andare. Io sono attiva, mi piace vivere, mi piace stare con le mie amiche, con i miei amici, ho tante passioni. Dovrei stare a casa, aspettare che qualcuno venisse a ammazzarmi. Beh, no. Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni, perché il silenzio mi sembrava la cosa migliore, anzi, a dire la verità, penso anche adesso che il silenzio sarebbe stato. E mi preoccupo anche di questi odiatori in generale. E io mi preoccupo di questi odiatori perché io sono una mamma, una nonna, ma questi odiatori hanno dei problemi gravissimi, per cui più degli odiati dovrebbero essere veramente protetti gli odiatori, dovrebbero essere curati da delle equip di medici di cui invece non si parla.